Si sta accendendo anche quello. Ecco il video del paesaggio illuminato, palla nel paesaggio, cioè paesaggio nella palla, palla con paesaggio illuminato. Ci ho indovinato. Ecco qua. Allora, intanto vi faccio vedere cosa trovate nel kit. Nel kit trovate, voi aprite la vostra bustina, trovate una breve spiegazione, perché questo poi di cartamodello praticamente non c'è niente da ritagliare. È un kit semplicissimo, perché voi dovete semplicemente incollare. Quindi palla di plexiglass di 16 centimetri, trovate il ramo pigna, questa bella ramo di botanica, poi trovate nella bustina la ghirlandina che serve da appoggio, i nastri, il divisorio che è questo è il divisorio che ci serve per appoggiare, dove incolleremo il paesaggio. E questa, insomma, è la breve spiegazione che trovate per chi non guarda il video. Leggete attentamente cosa c'è scritto. Comunque è molto molto semplice. Allora, cosa dovete fare per primo? Io intanto vabbè, apro anche la bustina, vi faccio vedere cosa c'è. Trovate il LED, trovate il nastro Valeria la Ice. Trovate i rametti che ci servono per decorare, che sono quelli di pino ghiacciato, tre rametti di pino ghiacciato, li mettiamo qua, e trovate il cordino torciglione champagne, che è questo, eh? È questo qua. Trovate le foglie fustellate, che sono queste, e trovate ovviamente il paesaggio. Noi il paesaggio lo abbiamo ricavato dal pannello dei paesaggi Maria, dici illuminati tutto. che ora la Desa mi va gentilmente a prendere. E qui a pannello paesaggi, e qui abbiamo la ghirlandina. Allora, cosa dobbiamo fare? Voi con il nastro Valeria, oltre a fare i fiocchi, andate anche a rivestire la ghirlandina. Quindi andate a mettere un pochino di colla per partire. Interno e esterno è uguale, grazie Desa, e andate a girare intorno alla ghirlandina il nastro in modo da rivestirla. Andate, tirate bene, andate in diagonale in modo che la ghirlandina si rivesta completamente. Questo nastro ci serve sia per fare fiocchi che per rivestire questa. Quindi, e questa, diciamo, è la base dove andremo ad appoggiare la nostra palla. Il nastro, questo nastro qua, lo abbiamo messo anche in promozione a 5,50 € una rocca intera di 25 metri, e lo abbiamo disponibile in tre colorazioni: Ice, che è questo, nel colore prugna e nel colore bronzo, quindi sono tre colorazioni. La rocca intera di 25 metri viene 5,50 €, quindi chi di voi deve fare tanti fiocchi per Natale è un prezzo molto molto conveniente. Allora, quindi abbiamo quasi rivestito la nostra ghirlandina, noi abbiamo super abbondato con il nastro, quindi insomma poi fiocchi ce ne fate magari anche uno di più, tanto i fiocchi stanno sempre bene in ogni dove. Più ne mettete meglio è. Maria, i tutorial delle zucche sono recenti, quindi le trovi sul canale YouTube Sì, Merceria Creativa. sì, Li sì. trovi tutti. Sia sì, quello delle zucche, La quello del cucina delle cestino. Ah, zucche, sì, ha voglia. Sì. sottobosco. Ora non mi ricordo il numero, ma insomma si sono Sono fatti. recenti. Prima del Natale ci sono quelli, subito prima del Natale. Ok, quindi noi siamo arrivati alla conclusione, andiamo a mettere un puntino di colla e quindi la nostra ghirlandina è completamente rivestita e ci serve come base, come vi dicevo, per la palla. Ok, quindi il resto del nastro lo utilizzeremo dopo per fare i fiocchi. A questo punto prendete il cerchio, quello è il cerchio grande del pannello, eccolo qua. Allora, noi abbiamo ricavato dal pannello innevato, da questo pannello qua, abbiamo preso uno dei cerchi grandi, che sono 4, e lo abbiamo inserito all'interno del kit. Quindi al limite voi potete prendere anche un pannello e fare più soggetti. Con questo pannello noi abbiamo realizzato vari tipi di kit.
non li avete visti, potete guardare sul sito. Allora, andate a rifilare diciamo, il perimetro, scusate, la Taglio. circonferenza del cerchio, quindi andate a tagliare intorno al cerchio dove c'è proprio il righino scuro e andate a togliere la parte bianca che non ci serve. Ciao Amalia, per acquistare puoi andare sul sito, magari fai vedere il banner. Sì. Ora la Desa me lo dà. Ormai Desa. Se Se si trova. Beh, si trova il banner, dove sono messo? Guarda un po' lì la dietro al mobile lì. No, si trova. Se lo dice sicuramente sì. perché il banner è sempre abbastanza a movimento. Si usa da una Ogni ora parte, con si usa lavori. dall'altra. Poi ora si è fatto vari spostamenti. Poi domani magari vi faccio un videino, vi faccio vedere. Abbiamo fatto gli spostamenti. Spostamenti, insomma, abbiamo spostato un po' la roba. Allora, questo qua è il nostro paesaggio, ok? Quindi noi lo mettiamo. Allora, voi dovete fare una cosa: guardate la parte dove si incastra la pallina. Quindi andiamo a posizionare il nostro paesaggio. Infatti era lì. È lì? No, Ah, sì. No, perché di solito quando non si trova. Allora, quindi voi andate a posizionare provate prima il divisorio, lo andate a posizionare all'interno della pallina, insomma, per vedere se combacia perfettamente. Ma combacia perfettamente sicuramente, però insomma, una prova prima di incollare. Ecco qua. www.merceria-delmenocreativa.com 345 42 73 111 il numero di WhatsApp. Il Cosa ci nastro è faccio? questo, no, Ah, lo volevamo vedere. ok, Questo è il perfetto, nastro. quello è il nostro Valeria. Allora, a questo punto voi prendete il vostro divisorio, andate ad incollare con la colla a caldo il paesaggio. Quindi Paola, il kit dell'ognomo del corso verrà messo online e quindi in vendita dopo il corso, quindi a il fine corso ci mese, sarà, sì, fine dopo mese, il 29 sì, di ottobre. corso si fa il 29. Ok, quindi questo è il paesaggio da incollare semplicemente con la colla a caldo. Ti ringraziano del cartamodello. Perfetto, grazie mille, grazie a voi, grazie a voi. Allora, una volta che avete posizionato il pannellino, andiamo a mettere intorno al cerchio, andiamo a mettere il nostro cordino, il nostro cordino che diciamo rifinisce il paesaggio. Andate a incollarlo bene in modo che aderisca alla base. Mettete dei puntini di colla, il cordino è sottile, però ci serve per rifinire il tutto, anche se rimane all'interno della palla, però è bellino che ci sia qualcosa che lo contorna. Allora, non andate troppo oltre il cerchio del paesaggio, altrimenti si rischia che poi la palla non si chiuda. Però voi se rimanete sul contorno del disegno non rischiate niente, quindi No, si chiude Daniela, ci stanno perfettamente. facendo dei lavori e mi si blocca a me la connessione. Ogni tanto si blocca e poi riparte. Fanno lavori qui fuori. Tanto Ah, che sì. sì, ho visto la cabina. Sì, infatti. Quindi la connessione è un po' Ma la pessima. connessione Mia, del del telefono. telefono? Allora, faccio due punti di colla qui. Salutano dal Messico, Romania. Infatti sì, va Saluti, via la bimbe. connessione Sì, per questo motivo qui. probabilmente per quello ci sono lavori. Ok, allora, quindi si prosegue con
il nostro cordino, molto bellino anche questo. Ah, qui c'è un nodino, l'ho tolto. Questo cordino molto bellino, Ci fanno complimenti. torciglione, grazie mille bimbe. Ora per domani sera noi abbiamo una sorpresina. Una sorpresina, domani sera alle 21 dovete collegarvi con Merceria Creativa perché vi faremo vedere due progettini edizione limitata. Quindi potete acquistarlo, dopo ve lo spiego bene, potete acquistarli direttamente in diretta e poi confermarli, tanto poi vi spiegherò tutto. E domani sera ci rivediamo alle 21. Allora, ok, quindi questo è fatto. Andiamo a prendere la palla, andiamo a inserire all'interno il paesaggio. Allora, il foro con il LED vi conviene farlo dopo che avete chiuso la palla completamente. Allora, ho trovato l'incastro giusto e lo vorrei mettere dritto, anche se non è da appendere, ecco, ovvio. E poi andiamo a posizionare questo e quindi l'andiamo a chiudere. Una volta che avete fatto questo, potete inserire il LED lo inseriamo dietro, quindi andate a fare il foro con la punta della pistola, andiamo a forare il plexiglass. In modo da inserire all'interno il LED. Un tubolare di 8 centimetri, quale sfera E dipende quanto allarga, dipende che estensione ha, perché allora se è un tubolare, perché dipende da quanto si allarga. Se è un tubolare che non si allarga tanto, non credo si riesca a andare oltre la pallina di 10. Se è un tubolare invece che cede parecchio, quindi si allarga bene, secondo me arrivate anche fino a 14, però dipende dal tubolare. Maria, sono due progettini di Natale. Allora, il LED, LED. eccolo qua, il nostro LED. A questo punto possiamo già bloccare la palla sopra è messa giusta, Sì, dritta? sì. Possiamo già bloccare la palla sopra la ghirlandina, quindi colla a caldo. Così almeno ci lavorate meglio per la decorazione, colla a caldo e si va a posizionare in questo modo, ok? Quindi è giù, è dritta? Sì. Sai, io non vedo, eh? Quindi Costo del ho kit. 25 euro. Il costo del kit è di 25 euro e ovviamente trovate tutto quello che vi ho fatto vedere per la realizzazione del progetto. Il nostro tubolare di lana No, il nostro tubolare di lana, allarga. quello di lana arriva fino a 14, no, quello di lana arriva anche fino a 16, mi sembra. Quello di lana sì. Se è il nostro sì. Ora io pensavo un tubolare in generale. Arriva fino a 14 sicuramente, ma mi sembra anche 16. Però Per ordinare questo 14 di kit sicuro. sul sito oppure Su con un messaggio WhatsApp. su WhatsApp. Poi dopo si fanno Sì, vi rivedere. faccio rivedere anche i riferimenti. Allora, quindi il LED lo inserite nel foro che avete fatto. Marilena, non le facciamo le fiere. Ci dispiace. Siamo in sede, si rimane qui. Si rimane in sede, Capannoli City. Vero Desa? Piacerebbe, ma non ce la facciamo. Allora, eccoci qua. A questo punto voi prendete la pilina, la pila, la batteria e la incollate dietro, eh? Guarda se funziona. Sì, funziona. Visto? E luce fu. Sì, vabbè, uno Ok, controlla. quindi, sì, certo. L'ho già controllato prima. Ok, allora, a questo punto non ci rimane che decorare. Quindi voi avete il vostro ramo, ne tagliate una parte in più, che è la parte del gambo, è abbastanza robustino, dai. Se è pericoloso in questo Sì, sono senso. perioloso. Allora, Magari levaci ah l'etichetta. sì, magari sì. Io la posiziono, questa la posiziono su un lato, in questo modo,
e vado a dare dei punti di colla così, quindi questa la posiziono in questa maniera, aspetto che asciughi, si può modellare un pochino facendola diciamo stondare leggermente in modo che segua l'andamento della pallina, poi vado a posizionare questa bella botanica che è il pino ghiacciato e la vado a mettere magari qui così, La palla questa è di 14, 16, 16, 16. 16. Ho tre rametti, quindi li posso mettere, questi come li ho messi? Vedere, sì, così, e quest'altro lo metto qui? Sì, è indifferente, ora io non vedo niente, sono girata al contrario. Ah, va bene. Già ho delle difficoltà a diritto, figurati dal rovescio. E vado ad incollare i miei rametti. Poi prendo le foglie sono tre, quindi sono tre foglie, facciamolo vedere anche a YouTube. Sono tre foglie che io stacco perché sono fustellate, stacco dal pezzetto di feltro glitterato e le vado a mettere Le a foglie hanno decorazione. dimensioni e forme Sì, le diverse, foglie ma come le sono trovate, ma tanto è differenti. uguale, ce n'è, vabbè, sì, piccola, media, grande, insomma, è indifferente. Allora, qui potete decidere, ad esempio, qui di togliere la parte della venatura centrale per dare più apertura alla foglia. Allora, posizioniamo una, la mettiamo qua, questa la lascio intera Ma senza, fai perché vedere che volendo è, potete sì, anche infatti. togliere, vedete, la parte qua, la potete togliere, la foglia rimane, vengono due foglie, Questa la potete dividere oppure lasciarla intera così com'è. E poi questa invece vado a togliere i pezzi che sono all'interno, quindi mi diventa una foglia traforata in questa maniera, mi diventa una foglia così traforata e i pezzettini li andrò, ora vi faccio vedere, a mettere qua e là. Quindi questa foglia traforata la vado a mettere sotto a queste. Ora poi ovviamente incollerò il tutto, la vado a mettere sotto a queste e questi pezzettini li vado a posizionare sparsi fra i pezzetti di fra i rametti di botanica. Quindi i Questi pezzettini sono li vado rimasti a un po' mettere, alti, sono rimasti guardate troppo alti, voi. sì, facciamo così. E questi li posso andare a mettere fra i rametti di botanica, insomma, poi ovviamente anche questo a vostro piacimento, E poi dopo si vanno ad incollare. Quando vedete che tutto è a posto come vi piace, andate ad incollare, Cioè, devo poi per fate il ordinare, fai vedere fiocco, il sì, riferimento. fate i fiocchi, ecco qua, riferimenti 345 4273 111, il numero di WhatsApp e www.merceria-delmenocreativa.com. Io qui stacco la diretta, il video di YouTube.